Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta, Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Come sono luminose le parole di Dio. Quanta dolcezza ispirano, quanta pace mettono nel cuore, perché sono la risposta per l'intelligenza, sono la risposta per il cuore, sono la risposta per la vita. È come aprire la finestra quando il sole ormai è alto, ed entra dentro e illumina e riscalda e fa diventare una festa la vita. Si avvicinò a Gesù uno degli scribi. Non era per ingannare, era sincero. Domandò: qual è il primo fra tutti i comandamenti? Perché gli ebrei avevano un po' di confusione, non sui 10 comandamenti che erano chiari, scritti sulle tavole della legge che loro conservavano con tanta attenzione e rispetto e venerazione, ma per una congerie di altri precetti aggiunti, succede un po' come in ogni comunità. Noi abbiamo la regola che stabilisce tutta la nostra vita religiosa. A un certo punto no, non basta, ci vogliono le costituzioni, cioè quelli che hanno la responsabilità di far osservare la regola vogliono aggiungere delle proprie vedute che si trasformano piano piano in precetti. Passano un po' di anni, non bastano più le costituzioni, ci vogliono le ordinazioni, i vari superiori, come si succedono, aggiungono questa e quella norma.
Poi a un certo punto non bastavano più neanche le ordinazioni, facciamo un regolamento di provincia. Alla fine si sono accorti che escludendo la regola, fondamento di tutta la vita religiosa, il resto andava rivisto, rimbastato, e quindi è così, come quando venne fuori la divisione dei papi in Occidente, no? Lo scisma d'Occidente. Facciamo un papa, va bene, facciamo un altro, perché quello non è il vero. Ma adesso tra questi due bisogna eliminare questi due e fare un altro, altrimenti come facciamo a distinguere? E si sono trovati perfino i santi da una parte e dall'altra. Santa Caterina invece, intelligentissima, colta, innamorata di Gesù, non ha mai avuto dubbi, ed è riuscita lei con le sue lettere, con le sue preghiere, a riportare da Avignone il Papa a Roma. Così sono le cose di questo mondo. La verità c'è, il sole è uscito, però lo dobbiamo fare un po' a pezzi se non siamo soddisfatti. Questo vuole sapere qual è il primo, poi gli altri me la vedrò io. E Gesù risponde qual è il primo. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Con questa prima parte della risposta Gesù mette in chiaro e per sempre che l'idolatria, cioè adorare oggetti come dei vitello d'oro, tutto quello che volete, è sempre una profanazione della verità, è un allontanarsi da Dio. Quindi Dio non può essere qua e là, ognuno se ne fabbrica uno per conto proprio. Dio è l'unico Signore. E poi passiamo alla concretizzazione di questa fede nell'unico Dio. Cosa vuole da noi l'unico Dio, colui che ci ha creati? Vuole che amiamo Lui come Lui ama noi, che lo rispettiamo come Lui rispetta la nostra volontà. Vedete, l'Onnipotente non taglia mai la strada all'uomo. Vuoi essere Giuda? Fai Giuda. Vuoi essere Giovanni, il prediletto, l'innamorato, che non chiude gli occhi se prima non ha l'immagine di Gesù davanti? Sarai il prediletto. La storia dell'umanità è la storia di questa santità. E la Chiesa continua e continuerà fino alla fine del mondo proprio ad offrire a chi non sa qual è il primo comandamento, come si crede, come si vive, come si ama. È l'unico Signore e l'amerai così. Poi c'è un altro comandamento. Lo scriba ha chiesto il primo, si sarebbe anche contentato, ma Gesù non si contenta di insegnare questa prima parte, di dare la prima risposta, ma dalla risposta a una domanda non fatta. Attenzione che vicino e insieme a questo comando c'è l'altro: tu ti devi rapportare col tuo prossimo amandolo come vuoi essere amato tu, e lo devi fare anche per obbedire a Dio, non solo per un eventuale merito del tuo prossimo. È buono lo ami e cattivo lo odi, no, amerai come te stesso. Sei anche tu una volta buono, una volta cattivo, sei anche tu una volta fedele, una volta infedele, sei anche tu una volta forte, un'altra volta debole, così anche lui, e lo amerai com'è. Ma lo amerai per amore di Dio. Ed ecco che sorgono tutte le iniziative di carità nella Chiesa.
Nella Chiesa sono sorte associazioni, fondazioni, ordini, istituti che fuori dalla Chiesa non esistono, perché hanno sempre l'unico fondamento nella carità. Lo stesso volontariato di oggi non è la scoperta dell'America, è il far rinascere con un volto nuovo la carità di Cristo. Andiamo dove c'è da aiutare, da soccorrere, da medicare. Andiamo. Madre Teresa di Calcutta è proprio un esempio fulgidissimo dei giorni nostri, di questa carità che, come ci unisce a Dio, ci unisce anche al prossimo. Ed è impossibile che funzioni una cosa senza l'altra. O tu ami Dio e ami anche il prossimo, o tu ami il prossimo e piano piano arrivi ad amare anche Dio, oppure tu non amerai mai né Dio né il prossimo. Sarai un egoista che cercherai di costruirti, come fa Lava, la sua casetta, e lì vivrai. Avete ascoltato il racconto di Tobia? Questo giovane viene mandato dal padre a riscuotere una parte di beni che era rimasta al cugino, il parente Ranguele, ma era molto lontano e non sapeva come fare. Lui ormai, Tobi, era cieco, era una situazione proprio difficile. Allora si presenta un giovane, Azaria, sotto le vesti di un amico, e dice: tu, so che devi andare, ti accompagno io. E dice al padre Tobi: stai tranquillo perché l'accompagno io. E l'ha accompagnato lungo tutta la strada, lo ha protetto, lo ha portato al ruscello da bere, per bere quando aveva sete e così via, l'ha protetto sempre fino alla fine. Arrivano e poi tutto quello che avete ascoltato, il racconto abbastanza lungo, ma una nota c'è da sottolineare: che questa ragazza aveva avuto sette volte, si era sposata, e ogni volta prima di andare a stare insieme allo sposo, questo moriva sette volte. Allora lei si è ritenuta, ve lo dicevo già ieri mattina, disperata, e voleva suicidarsi. Poi piano piano, insomma, si è ripresa, e allora il Signore concede che si possano sposare. Il vecchio dice: beh, mangia adesso, ristorati, perché hai fatto tanta strada, sei stanco, dopo ne parleremo. No, ha detto quello, ha detto Tobia, io prima voglio risolvere questo, tu mi assicuri, allora mangiamo. Poi così, col rito ebraico, avviene il matrimonio e vanno a riposare. Però il giovane Tobia si alza, si inginocchia, comincia a pregare e dice a Sara: sorella mia, dobbiamo pregare Dio che ci benedica. Matrimonio senza benedizione, matrimonio con la benedizione. Che ci benedica, ci protegga, ci dia lunga vita. E così riposano tranquilli, la mattina sono lì vivi tutti e due. Poi altra consolazione, quando, tornando a casa, Tobia porta la moglie, e il vecchio Tobia se ne accorge. Ma sapete, c'è una noticina curiosa: come fece il vecchio Tobi cieco a gridare alla moglie: è tornato Tobia? Perché? Perché con Tobia e Azaria c'era andato il cagnolino di casa, per cui quando stanno per avvicinarsi a casa, questo scappa, il cagnolino arriva. Allora dice: ecco qua, è tornato Tobia. Sono i segni, anche questi possono servire per consolare. Insomma, la via di Dio è sempre tracciata di verità e di consolazione, di fede e di amore. Eleviamo a Dio la nostra preghiera.
Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Beato Nicola da Gesturi. O caro Fra Nicola, per tutti sei beato, sei per noi confratello e bravo cappuccino. Perdi a 5 anni il padre, a 13 la madre. Fai prima il contadino, poi porti il gregge al pascolo. Il pane e la minestra è tutto il tuo guadagno, la stalla per dormire. Di più tu non esigi. A 29 anni entrasti nel convento, addetto alla cucina, ma scarso è il rendimento. Sei questuante a Cagliari, laddove Sant'Ignazio ti precedette in fama di grande santità. Per 34 anni, tra caldo, freddo e pioggia, nell'umiltà più schietta svolgesti il duro compito. Insulti e sgarbatezze, sberleffi e sghignazzate ti lancian ragazzacci. Tu taci e offri a Dio. Infine fu vittoria. Con la pazienza santa, la compostezza affabile e il mite tuo silenzio. La gente ormai t'aspetta, t'accoglie col sorriso, ti offre l'elemosina, ti chiede chi non ha. Ognuno ti confida necessità e pene e spera nell'aiuto di tante tue preghiere. Si sa che sono i poveri i tuoi privilegiati e accorri sempre subito al letto dei malati. Soccorri notte e giorno la bombardata Cagliari, il tuo saluto estremo. Non ce la faccio più.